Vieni a provare la rinnovata area wellness delle Terme San Giovanni, dove potrai dedicarti al più completo relax del corpo e della mente. Mad World è il nuovo film di Michael, Matteo, Mattia e Lorenzo, i quattro giovani amici di Portoferraio. Dopo il successo del loro primo lavoro No Way Out, tornano con un nuovo thriller drammatico che sarà presentato martedì 19 maggio in anteprima al cinema Nello Santi di Portoferraio. Mad World è un film thriller che varia al thriller drammatico e parla di questi quattro cugini che dopo tanti anni che hanno avuto una lite in famiglia con i padri, decidono di cercare di riallacciare i rapporti. Decidono di riallacciare i rapporti passando una notte, come facevano da piccoli, appunto, sul Monte di Santa Lucia. Soltanto che durante il passare delle ore si accorgono che c'è qualcuno in questo monte, uno strano individuo con una maschera sul volto che sembra non contento della loro presenza. Il film è stato girato completamente qui all'Elba? Sì, tutto girato all'Elba, abbiamo preso i luoghi diciamo più carini dell'isola anche per pubblicizzare l'isola. A scrivere la sceneggiatura del film insieme al regista Michael Monni, Matteo Sardi. Abbiamo diverse persone a cui ci ispiriamo, tra cui Quentin Tarantino, Salvatore, Stornatore, però alla fine cerchiamo sempre in ogni film di darci anche del nostro. Una produzione che ha coinvolto una dozzina di persone tra tecnici e attori, tra cui figurano Mattia Ridi e Lorenzo Furgani. Com'è recitare in un film? Beh, sicuramente è molto divertente, anche se a volte anche complicato. È anche abbastanza molto stancante perché ci siamo ritrovati delle volte a girare fino a tarda notte, come le 2, le 3, e quindi l'orario e il sonno si faceva sentire. Comunque sì, è molto divertente perché alla fine siamo tutti insieme con gli amici, quindi cioè, è una bella esperienza, ti diverti. Siamo migliorati piano piano, comunque poi dopo un po' ci fa un pochino la mano stare davanti alla telecamera. All'inizio magari sei un po' in suggezione, non ce la fai parlare, però dopo un po' che ti sciogli riesci bene, cioè sembra che sei lì alla fine. Avete avuto un bel successo perché mi ricordo insomma c'è stata una grande partecipazione anche quando è stato presentato il primo film. Cosa vi dicono i vostri amici? Che ci dicono? Sono curiosi di vedere questo film, sono rimasti felici, cioè contenti dal primo, non si immaginavano che comunque a livello amatoriale, niente di professionale, hanno visto che è venuto fuori un bel film e quindi ora sono curiosi di vedere questo nuovo capolavoro, diciamo. Altri progetti per il futuro? Pensate di studiare, di specializzarvi? E pensiamo dopo le superiori sicuramente di fare una scuola apposta per il cinema. Poi i progetti per il futuro abbiamo sicuramente in mente, dopo l'estate naturalmente, perché in estate siamo tutti occupati a lavorare, di fare un altro film sicuramente di un altro genere. Mad World è un film completamente autoprodotto. Sono cambiati un po' di materiali, a partire dalla telecamera, all'audio, al microfono. Diciamo che è una passione costosa, però le spendo volentieri questi soldi, quindi tutto autonomo, niente sponsor. Ecco, ricordiamo l'appuntamento. Martedì 17 al Nello Santi alle 21:30. E venite numerosi, più che altro. L'appuntamento ad ingresso gratuito è per le 21:30 e i ragazzi hanno deciso di dedicare un'iniziativa anche al piccolo Tommaso, allestendo un banchetto per le donazioni alla Fondazione Tommasino Bacciotti di Firenze.